Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una storia. Il celebre astronomo Kircher aveva un amico che dubitava dell'esistenza di Dio. Un giorno in cui quell'amico doveva recarsi a visitarlo, Kircher collocò sul suo tavolo un magnifico globo celeste. L'amico era appena entrato quando vide il nuovo oggetto e ne fu subito entusiasta. Lo esaminò da vicino e domandò a Kircher se gli appartenesse. «No», rispose l'astronomo, «il globo che tu vedi non appartiene a nessuno, non ha proprietario. Penso sia qui per effetto del caso, non potrei spiegare altrimenti la sua presenza». L'amico credeva che Kircher scherzasse, ma l'astronomo continuò a sostenere seriamente la sua posizione, al che il suo amico si offese un po'. Allora Kircher gli sorrise e gli disse: «Tu trovi che sarebbe assurdo ammettere che il caso abbia portato qui e magari addirittura fatto questo piccolo globo. Come dunque puoi sostenere che il caso sia autore di questo grande e ammirevole globo che noi abitiamo?» Il visitatore tacque, non trovando nulla da obiettare ad un'argomentazione così decisiva. Sì, caro fratello, cara sorella, la meraviglia del creato ci parla del creatore. Il creatore ci parla per mezzo del creato, ci ha parlato poi per mezzo dei profeti, ci ha parlato per mezzo del suo figlio Gesù. E ogni giorno, in tanti modi, continua a parlarci. Chissà se siamo attenti e sappiamo cogliere il suo passaggio nella nostra vita. Chissà quante coincidenze sono in realtà delle Dio incidenze. Speriamo di saperle leggere e riconoscere. Che il buon Dio ti benedica.